Alla Capitaneria di Porto di Baia si sono conclusi due giorni di attività portati avanti dal Ministero dell'Ambiente, nella persona del sottosegretario Salvatore Micillo. La giornata è stata dedicata al monitoraggio del litorale Domizio e alle attività di rilievo adoperate dall'ARPAC. Stiamo andando sul litorale Domizio. Litorale Domizio che qualche settimana fa, un mesetto e mezzo fa, a un certo punto ha subito degli allarmi. Il territorio ci ha chiamato un po' tutti quanti, l'acqua è verde e l'acqua è marrone. Terribile, l'acqua è sporca. Il dato dell'ARPA, i primi dati di balneazione, sembravano apparentemente non mostrare questo aspetto, perché in qualche modo la gente andava in spiaggia e vedeva l'acqua marrone e verde, però il risultato era acqua eccellente. Attenzione, vi porto un attimo in alto in questa filiera. Ho recuperato i dati satellitari di quei giorni. Stiamo parlando di dati di, per esempio, del 19 giugno, quando proprio le chiamate erano forti. Questi dati mostrano il litorale Domizio inquadrato da satellite, e stiamo guardando un parametro rappresentato con falsi colori, dove i colori che vanno verso il rosso significa una maggiore fioritura algale, in realtà stiamo guardando la clorofilla, e in qualche modo vedete che questi pennacchi rossi che via via diventano gialli e verdi mostrano una quantità anche abnorme, vedremo dopo nella sequenza storica, proprio di questo che poi in realtà verrà rivelato dall'ARPA stessa in un rapporto che metterà sul sito, una fioritura algale eccezionale che tende anche a rivelare con questa texture, cioè con questa sorta di grafico, anche il dove in realtà avviene, e avviene in corrispondenza di quelli che sono gli sbocchi a mare proprio tipici, come potrebbero essere lo sbocco del canale di Cuma, potrebbe essere il Reggi Line, il Volturno, cioè tutti quei corpi idrici che in qualche modo, portando a mare tutto ciò che era a terra, hanno trasportato con sé probabilmente sostanze che sono state in qualche modo lette dall'ecosistema che le ha ricevute come nutrienti. Dopo l'intervento del professor Lega, saliamo a bordo dell'Helios, l'imbarcazione dell'ARPAC, pronti per le attività di rilievo e campionamento. A spiegarci l'importanza di questi interventi è il sottosegretario Salvatore Micillo. Io sono mare, continua il suo percorso, e quanto è importante questa due giorni per conoscere il litorale Domizio e soprattutto per conoscere gli interventi che il Ministero sta portando avanti? È fondamentale, significa conoscere qualcosa che ne usufruiamo soltanto 2-3 mesi all'anno, invece il mare è continuo, è costante, è immenso, è la cosa più bella che abbiamo, 8.000 km di costa, farli conoscere all'informazione prima, ai cittadini, alle persone che ogni giorno vivono il mare. Serve a dare un monitoraggio completo, sempre più trasparente, sempre più continuo, e significa anche aiutare noi che da questa settimana, dalla settimana scorsa, abbiamo incardinato il DL Salvamare, ovvero proteggere la cosa credo più bella che abbiamo in Italia. Significa permettere ai pescatori di riportare il 50% di plastica e rifiuti che purtroppo pescano ogni giorno, e permettere a chi vive il mare di avere competenze, io dico anche cura e coraggio, per avere una sensibilità maggiore su temi ambientali prima e ovviamente marini dopo, che sono la complessità, la competenza e il coraggio messi assieme. Praticamente si parla, la legge poi parla di classe di qualità, la gente pensa che è eccellente l'acqua dei Caraibi, va inteso come classe di sicurezza sanitaria, quindi uno che fa il bagno là è sicuro che non prende malattie dal fatto che fa il bagno, quindi non c'è inquinamento fecale, questo è il concetto. Cioè un'acqua di un litorale basso come è quello di Castel Volturno, dove ci sono diversi fiumi di una certa importanza, inevitabilmente dal punto di vista trofico, cioè della vita in mare, è più ricco di un mare che per esempio di un'isola che sta in mezzo al Mediterraneo, e quindi naturalmente è un'acqua che è soggetto, come diceva la dottoressa Di Girolamo, a dei plumbalgali eccetera eccetera, perché è più, diciamo, concimata, se vogliamo dire, perché poi i nutrienti alla fine sono i concimi che si utilizzano a terra, diciamo. Ad intervenire sulla questione è anche il colonnello Antonio D'Amore, della Capitaneria di Porto di Baia. Durante l'estate noi ogni anno iniziamo un'operazione a giugno e terminiamo a settembre, detta Mare Sicuro.
per cui incrementiamo notevolmente l'impegno operativo della Guardia Costiera lungo tutti i 540 km di costa della Campania, dove abbiamo 30 uffici periferici e un notevole numero di mezzi che giornalmente viene impiegato nel pattugliamento di tutti gli specchi acquei prospicenti, le tante località turistiche della Campania che sono intensamente interessate sia ad attività di balneazione dei balneanti che sia ad attività di portistica. E sappiamo che il litorale di Domizio è una zona particolarmente sensibile perché appunto vi è una grande attività di balneazione e purtroppo però vi sono diversi scarichi inquinanti. Collaboriamo molto con la Procura della Repubblica, abbiamo degli uffici periferici che vedono il personale impegnato quasi quotidianamente a Castel Volturno e a Mondragone, in collaborazione con le altre forze di polizia e coordinati dalla Procura della Repubblica per svolgere controlli non solo a mare ma anche nell'entroterra, per cui svolgiamo tante attività di indagini per conto della Procura lungo tutte le attività commerciali, ad esempio faccio riferimento alle aziende bufaline che nel territorio di Castel Volturno, nel territorio del Casertano ve ne sono tantissime e le controlliamo perché sono a volte anche loro fonte di inquinamento.